Abbiamo al telefono il motociclista che ha portato Ibra a Sanremo. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, ciao. Ciao, come ti chiami? Valentino. Ah, guarda, di dove sei? Di dove sei? Sono di Tavuglia. Mi piace andare in moto da quando sono piccolo e la mia grande passione. Ma chi è Valentino Rossi? Sì. Certo, sono io, sono Valentino. Scusa. Abbiamo sbagliato numero allora, scusaci. Noi volevamo chiamare il motociclista che ha portato Ibra a Sanremo, non so se... Sì, sono io. L'ho accompagnato. Io ero lì in autostrada e che stavo provando la mia moto nuova. Sapete che ho cambiato scuderia, sì, ma ha fermato questo ragazzone alto e pensavo mi volesse rapinare, ecco. Con lo sguardo minaccioso, e gli ho detto: prendi la moto, prendi quello che vuoi, basta che non mi fai male. Sì. Invece era Ibrahimovic. Certo, era Ibra, sì. Ma ha detto che voleva un passaggio, sì. E io ovviamente gliel'ho dato. Certo. Ci sembra un po' strano, anche perché Ibra ha detto che il motociclista era la prima volta che andava in autostrada, quindi sì. Sembra strano. Certo, io guido solo in pista, in autostrada non ho mai guidato. Vero. Ho fatto bel tempo, però penso che abbia fatto bel tempo, 60 km in 10 minuti come i tempi d'oro. Sì. Ah, una cosa però ci tengo a dirla, sì. io sono interista, sì, è vero. Ho detto a Ibra che ero milanista, perché lì per lì l'ho visto grande e grosso e volevo tenermelo buono, ma forza Inter sempre. Sì. Anzi, sono meno 6 e adesso per loro è dura. Sì, va bene. Adesso vado, sì. Vado perché Amadeus mi ha assunto come driver ufficiale del festival. Certo. Devo portare Achille Lauro. Sì, stasera c'ha un vestito che è enorme, sì. Vestito da protosauro. E devo vedere se ci sta sulla moto, sul posteriore. Può pesare un po', però in qualche modo ce la faremo.